dopo l'allarme del ministro dell'economia Saccomanni, il premier Letta ha assicurato: ci sono i margini per trovare una soluzione che permetta il congelamento dell'aumento dell'IVA senza sforare il tetto del deficit a fine anno. Entro l'anno servono 5-6 miliardi, sottolinea questa mattina il sottosegretario al lavoro della Ringa. La trattativa per formare un'alleanza di governo sarà ora al centro dell'agenda di Angela Merkel, che ha trionfato alle elezioni politiche in Germania. Fuori dal Parlamento gli alleati liberali della cancelliera e gli euroscettici. Riprende oggi, dopo la pausa estiva, il processo a Grosseto per il naufragio della nave Concordia al Giglio. Unico imputato, Francesco Schettino, accusato di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, disastro colposo, abbandono di incapace a bordo e mancate comunicazioni alle autorità. Un barcone in difficoltà soccorso la scorsa notte nel canale di Sicilia dalla Guardia Costiera. 184 i migranti, per la maggior parte eritrei e somali, fatti sbarcare a Lampedusa. In furia la battaglia nel centro commerciale di Nairobi, dove un comando di integralisti islamici, Shabab, è asserragliato da sabato scorso. Finora 68 morti e circa 200 feriti. Se le forze di sicurezza keniote proseguiranno l'attacco, gli ostaggi saranno giustiziati, minaccia sul web il portavoce dei terroristi che avrebbero addosso dell'esplosivo. Anche 4 bambini tra le 81 vittime provocate ieri dai 2 kamikaze che si sono fatti esplodere in una chiesa di Peshawar in Pakistan. Oltre 140 i feriti. Nell'attacco, rivendicato dal gruppo fondamentalista sunnita Jandullah, usati 8 kg di esplosivo, riferisce la polizia locale. La Roma torna padrona nel derby. Il Napoli torna a vincere a San Siro col Milan come ai tempi di Maradona. Le due capolista ancora a punteggio pieno dopo 4 giornate, ma Inter, Juventus e Fiorentina restano in scia.